affariitaliani.it incontra Checco Zalone. Siamo alla presentazione del tuo primo film, Calo dalle nubi. Un film di cui vorrei fossi tu stesso a raccontare un po' ai nostri lettori la trama. La trama è così semplice che se la racconto pure, cioè non serve più andare al cinema. Vabbè, faccio proprio la sì più breve che si possa fare. Checco vuole fare il cantante, ma per fare ciò il sud è poco, deve andare al nord, un nord pieno di insidie per un personaggio così ignorante, così sgrammaticato, così anche stupidino se vogliamo, ma candido, puro, ed è proprio questa la sua forza, ce la fa grazie alla sua ignoranza, al suo candore. Però fa ridere il film, detto così non fa ridere, ma il film fa ridere, chiedi, c'è pure Valsecchi che per ridere Valsecchi vuol dire che lui, è un film che arriva a tutti. Checco, quanto c'è di autobiografico nel Checco del film? C'è qualche punta di, diciamo, un'andicchia, come diremmo noi a Bari, di autobiografia, cioè la passione per la musica. Da bambino avevo velleità da musicista, cioè volevo fare proprio il jazzista, il musicista. Poi ho scoperto che, diciamo, far ridere, la comicità forse è la cosa che mi riusciva meglio. Quindi questa è la cosa che abbiamo in comune. Poi non sono così greve, così tamarro e sgrammaticato nella vita come Checco di Cado dalle nubi. Sei stato lanciato da Zelig, però anche il web ti ha dato grande popolarità. Molte star nascono su internet oggi come oggi e muoiono anche sul web, giustamente. Per te quanto è importante internet nella comunicazione della tua arte, del tuo cabaret, delle tue battute? Senti, è importante per due aspetti. Uno, mi dà YouTube, non per fare pubblicità, però mi dà la misura di quanto il pubblico abbia apprezzato una mia performance. Due, forse il motivo più importante, quando io devo fare l'imitazione, devo prendere per i fondelli un collega, un cantante, se non ci fosse internet io sarei morto. Io vado a raccogliere le interviste fatte da questi qui, se non ci fosse quel mezzo lì, cioè, dovrei andare agli archivi della RAI ogni volta, quindi grazie internet. C'è però un aspetto negativo, non c'è una lira, cioè è vero che ti cliccano, ma il click è gratis. Non vorrei che le persone dicano questo fa tutto gratis, no, 7 euro per vedere il film si possono pure spendere. Per concludere, Checco, quali sono i tuoi prossimi progetti? In conferenza stampa la battuta l'hai fatta, preferisco Zelig al cinema perché c'era Claudio Biso che ti faceva gli applausi. Battute a parte, pensi di tornare a Zelig? Che cosa vorresti fare del tuo futuro professionale? A Zelig non ti fanno contratti, ti chiamano e tu devi essere lusingato di andarci e ti fanno provare un pezzo col pubblico. Non ci sono risate false, quindi se il pezzo funziona, Gino, Michele, Giancarlo te lo fanno fare, altrimenti stai a casa. Penso che ormai mi chiameranno quest'anno. Se avrò qualcosa di interessante da proporre, lo farò in quel contenitore lì, che è quello che si presta meglio di tutti. Non per nulla, c'è Claudio Bisio lì, quindi un pezzo da così ti diventa così. Se avrò qualcosa di interessante, ma mi capita, specie in questo ultimo periodo, di non avere roba interessante. Checco, affariitaliani.it ti saluta, ciao. Ciao Affari Italiani, siete il sito che io mo l'ho saputo che esistete, grazie.